Ciao ragazze, bentornate sul canale e benvenute in un nuovo video. Oggi lookbook autunnale con 5 outfit adatti per questa stagione. Questo video è in collaborazione con questo brand qui, di cui vi lascerò tutti i dettagli e i riferimenti dei capi che indosserò giù nell'info box. Prima di iniziare, come sempre, però, vi invito ad iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e a lasciarmi un pollice in su per farmi capire che il video vi è piaciuto e vi è stato utile. Inizio con raccontarvi brevemente l'esperienza che ho avuto con questo brand, dato che ho già avuto modo di indossare questi capi, li ho già lavati, ho potuto constatare un pochino come vestono e la qualità, che devo dire è anche abbastanza buona rispetto al prezzo che propongono, e considerando pur sempre che si tratta di un sito asiatico. Le spedizioni sono state velocissime, in 3-4 giorni lavorativi il pacco mi è arrivato a casa, dato che comunque loro spediscono dall'Olanda. Ogni capo era confezionato singolarmente, quindi ho avuto, diciamo, una bella impressione anche al momento dello spacchettamento. Direi di iniziare a farvi vedere il primo outfit che ho messo insieme, che mi è piaciuto veramente tanto e che avete già visto su Instagram perché vi ho postato un paio di foto. Ed è caratterizzato da questa gonna pantalone in ecopelle a portafoglio, che devo dire vi è piaciuta particolarmente. Infatti, ho ricevuto diversi direct chiedendomi appunto informazioni. La gonnellina è fatta veramente benissimo, il materiale è bello spesso, è cucita bene, non ci sono fili vaganti. L'unica cosa all'inizio che mi aveva lasciato perplessa era l'odore, abbastanza forte, però l'ho lavato e adesso profuma di Dixan, quindi assolutamente consigliata, veste benissimo e sono rimasta veramente soddisfatta. Vedete, le copelle comunque matte, opaca, che avevo paura vedendo il prezzo che fosse quelle copelle lucida che si vedesse insomma lontano un miglio che fosse cheap. Invece assolutamente no, mi piace davvero tantissimo, fatta super bene. E sopra io ci ho abbinato questo cardigan in stile romantico con lo scollo a V e il dettaglio del volant qui all'altezza della spalla. È disponibile anche in altre colorazioni volendo, però io volevo appunto proprio ricreare questo look black and white con un dettaglio rosso. Al di sotto ho messo una blusa semplice bianca e ci ho abbinato poi questo cappellino in stile diciamo teddy coat, vedete un pochino effetto pecorella con il dettaglio dei bottoncini argentati, e questo è taglia unica, presenta la molla lì dietro, non è regolabile, però considerate che è una testa piccolina e diciamo mi sta abbastanza bene, non è troppo aderente, non è troppo stretto, quindi comunque secondo me si adatta a diverse circonferenze. Questo ragazzo ci è costato tipo 4,50 euro, veramente pochissimo, se considerate insomma che su altri siti minimo costa il doppio. E niente, mi è piaciuto un sacco, anche questo qui disponibile in altre colorazioni, però io insomma ho voluto prenderlo nero. Quindi questo era il primo look. Strano ma vero, ma su questo sito sono riuscita a trovare finalmente un bel coordinato. Non ne avevo nessuno e questo devo dire che ha superato le mie aspettative. Io l'ho preso con la trama in pied de poule bianca e nera, però sul sito lo trovate anche con stampa Vichy marrone e rosso. Anche quello mi tentava particolarmente, però sapete che amo queste tonalità e quindi volevo andare sul sicuro. La giacca è a doppio petto con i bottoncini dorati, ci sono anche qui all'altezza della manica, del polsino. Veste bene, considerando che una S è messa un pochino ampia, non ha un fit super aderente, però mi piace perché troppo attillate io non le gradisco. Fatta veramente benissimo. È foderata all'interno, è comunque una giacca adatta per le mezze stagioni, quindi non è di quelle che si stropicciano, quindi non è un cotone di quelli lì proprio sottili sottili, è una via di mezzo. E al di sotto c'era questa gonnellina. Adesso vi faccio vedere, qui c'è ancora la cintina che però non è compresa perché è mia.
e la gonna è fatta così, a vita alta, che scende giù poi con il volant. Davvero bellissima. Questa, al contrario della giacca, non è foderata, quindi è un pochino leggera, insomma è adatta anche questa qui per la primavera o comunque per l'autunno. Insieme sono bellissime. Io sotto poi ho messo una camicina semplicissima di queste qui, vedete, bianca, e basta, l'ho abbinata poi con il cappellino di prima. E niente, credo che sia un look super carino, che tra l'altro costa davvero pochissimo, perché la giacca viene tipo 25 euro e la gonnellina sui 15. Come terzo look non potevo non scegliere un vestitino di questi qui, super frufru, con lo scollo a V, i volant qui all'altezza del décolleté, poi scende giù con la gonnellina a balze, stampa, diciamo... sembra tipo un animalier su base nera, con questi pois rosso scuro, bellissimo. Cioè, questo qui proprio, ragazze, gridava il mio nome, e veramente trovo che sia anche un modello che sta bene su diverse fisicità. Su di me sta un pochino grande, ma credo che si tratti più di un problema di altezza che di altro, perché mi sta un po' lungo, un po' abbondante in questa zona delle spalle, però per il resto non ho riscontrato nessun problema. È comunque leggero, ma foderato, quindi non è assolutamente trasparente né nella parte superiore né nella parte della gonna. E anche di questo qui c'erano diverse varianti di animalier, però questa era quella che mi ha colpito di più. L'ultimo look invece è caratterizzato da questo maxi cardigan color cammello. Questo, vedete, ha tutto il giro con il volant e i bottoncini similperla. E questo è l'unico che veste una taglia SM, quindi sta molto abbondante, diciamo che è un po' stile oversize. Io preferisco indossarlo aperto, mettendo poi al di sotto altro. Ad esempio l'ho abbinato con una magliettina a costina a collo alto e al di sotto una gonnellina scozzese, però l'ho indossato anche con un jeans skinny al di sotto e degli stivaletti, un cappello a falda larga, e devo dire che sta ugualmente bene. La lana è caldissima, ovviamente non si tratta di vera e propria lana per quello che costa, però io mi sono trovata bene, l'ho indossato 2 giorni di fila e non ho assolutamente avuto freddo. Anche di questo, volendo, trovate altre colorazioni, però secondo me questa qui era quella che mi piaceva di più, insomma volevo ricreare dei look così sui toni neutri. È veramente bellissimo, non pizzica, la manica è fatta un pochino così a palloncino, veramente bello, bello, bello. Io sono rimasta super contenta di questi capi, mi sento veramente di consigliarvelo questo sito, anche se all'inizio ero un po' titubante, sono sincera, perché era un brand di cui non avevo mai sentito parlare e non lo so, cioè non ero rimasta molto attratta a primo impatto, però poi, ecco, andando a spulciare bene nelle varie categorie mi sono dovuta ricredere, e quindi mi sento di consigliarvelo assolutamente questo sito. Vi lascerò poi il link giù nell'info box, in modo che così, se vi va, potete andare a curiosare. Ovviamente dovete iscrivervi al sito, cosa assolutamente semplicissima, gratuita, che fate davvero in 2 minuti, dovete solamente inserire la vostra email e i dati, e calcolate che poi i prezzi che vedete nella home page sono privi di IVA, quindi l'IVA vi verrà poi calcolata alla fine al checkout nel carrello. Però insomma, per tutte queste cose che io ho preso, il carrello segnava 100 dollari, quindi non è che insomma è tanto assolutamente, anche perché sono 5 capi in tutto.
Quindi niente ragazze, spero di essere stata esaustiva. Se avete altre domande in merito non esitate a farmele giù nella sezione commenti. Fatemi sapere qual è il look che vi è piaciuto di più. Per quanto mi riguarda io credo di essere innamoratissima del completo con la stampa in piedi pull, cioè mi piace veramente tanto, anche perché era veramente da tanto tempo che volevo un set coordinato, ma non lo trovavo da nessuna parte che non fosse, ecco, abbastanza abbordabile, perché sinceramente prenderne uno da Zara e pagarlo tipo 120-130 euro non era proprio il caso, anche perché io poi sono una persona che sì, lo compra, lo metto un paio di volte e poi si stanca e non lo vuole mettere più. Sono fatta così, ahimè, quindi preferisco magari, ecco, prendere in considerazione una variante un pochino più economica, in modo che così già so che mi sento di meno in colpa. Quindi questo era tutto per oggi, io vi mando un super bacio e vi aspetto qui prestissimo con un nuovo video. Ciao!